Forse. Io le ho dato uno schiaffo. Prova, come vedi, che a 70 anni si fanno ancora delle sciocchezze. Perché sciocchezze? Perché in amore non bisogna mai maltrattare nessuno. Tienilo bene in mente. Nemmeno una giovane di cui ti sei innamorato e che ti ha tradito, come è successo a me. Alessandra da allora mi ha sbarrato la strada. Le ho telefonato parecchie volte, ma non mi ha mai risposto. Silenzio. Chi aveva parlato così scrollò le spalle, allungò i piedi sotto il tavolo e riprese. In fondo posso vivere senza Alessandra. Non me la passo poi tanto male e soprattutto posso continuare a scrivere. E trovo che la mia vita è ancora interessante. E poi galleggio ancora con la salute. Anche se appartengo alla terza età, posso tirare ancora avanti. Non domando di più. Conoscevo molto bene mio zio per dargli banali parole di conforto. Non gli piaceva essere compatito, ma volli dirgli: «Zio, ma non credi che se accetti i tradimenti di Alessandra come una lezione evolutiva ti trasformi, comprendi di più, divieni un nuovo essere?» Forse, rispose. La domenica successiva, di ritorno da una partita di calcio persa dalla squadra di cui era presidente, mio zio restò ucciso in un incidente di macchina. Al funerale, ecco che arriva Alessandra, molliccia, biondiccia e riccioluta, trasudante dolore. Dopo la funzione l'avvicino e le dico: «Signora, scusi, ma non crede che si poteva comportare meglio con mio zio, che l'amava tanto? Perché che ho fatto di male? Ha tradito continuamente un vecchio che la manteneva. Quando l'amore non riesce più a bruciare, è il denaro che mantiene unite le coppie», rispose Alessandra, «e suo zio non me ne dava più». «Ah, ho capito», dissi. «Che cosa?» «Che nella struttura matematica della realtà mio zio si meritava solo lei».